Buongiorno dalla campagna, oggi ti faccio vedere come scavo e conservo le patate per l'inverno. Capiamo subito bene quando è il momento di scavare le patate perché le tracce, proprio le piante che prima erano verdi, sono seccate, quindi la patata sotto è pronta. Io lo sai, coltivo sul terreno sabbioso, quindi potrei scavare tante volte, infatti scavo benissimo anche a mano, però ti faccio vedere gli attrezzi che puoi utilizzare per un terreno un pochino più duro. Queste piante qui verdi che vedi non sono patate, ma 2 anni fa ci ho fatto una coltivazione, vabbè, a parte c'è un pochino d'erba, ma queste qui in particolare 2 anni fa ci ho fatto una coltivazione di scorza amara e adesso non riesco più a toglierla dal terreno, ributta e quindi non sono riuscita a toglierle in tempo e sono nate insieme alle patate. Io solitamente scavo a mano perché ce la faccio molto bene. Il terreno, mi raccomando, va tenuto più che altro asciutto quando siamo vicino alla raccolta, perché altrimenti le patate marciscono. Poi faccio una scelta. Qui nella cassetta ci metto le patate belle sane, mentre nel secchiello ci metto quelle che sono un pochino più sciupate. In alternativa si potrebbero usare anche questi 3 attrezzi, una forca, il badile e una zappa, però vanno a rovinare le patate che sono sotto, magari le andiamo a inforcare o a zappare e a tagliarle con questi attrezzi. Se non ne hai altri puoi utilizzare anche questi qui facendo molta attenzione, altrimenti ti faccio vedere l'attrezzo ideale, che è questa qui. È anche questa qui una forca, soltanto che i denti, come vedi, non sono a punta ma sono un po' più stondati. Sono delle forche molto più ravvicinate, quindi ti faccio vedere come si scava con questa qui. Allora, prima si levano le tracce sopra, tracce secche, si va bello fondo, bello sotto, in verticale, e poi si tira piano piano su. Così è molto più veloce. Ora però si raccolgono a mano. Ora, una minima scelta di quelle più belle e quelle più brutte l'ho già fatta qui nel campo, però ora ti faccio vedere che prima di metterle nel luogo proprio dedicato per l'inverno farò un'altra scelta proprio a modino, così sono sicura che quelle più belle riescono a conservarsi più a lungo. Questa è una patata che evidentemente ha preso troppo umido e quindi sta marcendo, quindi devo necessariamente lasciarla a terra. Ho finito di scavare le patate che poi metto da parte per l'inverno e ti faccio vedere tutta l'operazione. Allora, come ti ho fatto vedere, ho già fatto una prima scelta grossolana nel campo tra le patate, quelle più buone e quelle più sciupate. Ora ti faccio vedere, per dire, queste qui che sono un pochino ammaccate, hanno dei buchetti. Queste qui le metto da parte e le consumo nel giro di breve. Ora vado a rivedere anche quelle che avevo messo per buone, rifaccio un'altra scelta, così le metto definitivamente da parte, quelle buone, e quelle meno buone le mangio nel giro di breve. Vedi, questa qui non l'avevo vista quando l'ho scavata, e come ti ho già fatto vedere nel campo, queste qui sono patate a buccia rossa e quando prendono sole, la scottatura di sole, la parte non viene verde come le patate gialle, ma viene un colore violaceo, quindi questa parte qui va scartata. Quando prendono il sole contengono una sostanza che si chiama solanina e è tossica, quindi va tagliato questo pezzo qui, ma l'altro pezzo si mangia tranquillamente, però la metto da parte. Le patate buone le estendo da una cassetta grossa, faccio altre 2 cassette piccine e le estendo su una fila, così non creano calore neanche tra di loro, respirano meglio. Perché quando sono tutte ammucchiate in una cassetta, una sopra quell'altra, le più basse sicuramente non respirano, magari si crea anche dell'umido, e invece stendendole così in una cassettina tutta una fila, respirano meglio e si controllano anche meglio. Mi raccomando, una cosa che non ti ho detto quando ero in campo, le patate non vanno assolutamente lavate. Se c'è un po' di terra, l'importante è che sia terra asciutta, una strusciata di mani va via tranquillamente, la terra bagnata va tolta, nel caso ci fosse, anche perché le patate non devono prendere umido in nessun modo. Ora ti dico a modino la conservazione. Vai, le ho sistemate tutte. Ora, queste qui sono quelle che vado a consumare nel giro di una settimana, 10 giorni, insomma non c'è tutta sta furia. Comunque un po' si conservano anche se sono sciupate. Mentre queste qui
sono quelle buone. E a questo punto i miei consigli sono: 1. Le patate vanno mantenute in un luogo fresco e asciutto. 2. Le patate non devono prendere luce, quindi metterle in un posto più buio possibile. 3. Dobbiamo rallentare il più possibile il tempo di germinazione. Allora, intanto siamo sinceri con noi stessi e partiamo da un presupposto. Le patate prima o poi germineranno, se non vogliamo darci dei veleni sopra, quindi dei prodotti chimici che rallentano la germinazione. Però non prendiamoci in giro, si sente dire da tante parti che le patate vanno conservate tra i 10 e i 14 gradi, ma con queste temperature qui estive è quasi impossibile non conservarle in frigo e trovare una temperatura ideale al di fuori dal frigo. Quindi bisogna cercare di trovare la combinazione più vicina alle tue possibilità per mantenere al più a lungo possibile le patate. Allora, come ti ho detto, luogo fresco e asciutto, in casa tua un capannone, il più fresco che hai, se hai una cantina, se hai un ripostiglio, l'importante è che sia fresco e asciutto. Ora ti faccio vedere subito il capannone dove sono io, ad esempio. Nel capannone dove andrò a mettere io le patate ci sono 24 gradi, quindi come hai visto ben lontani dai 10-14 gradi che insomma andrebbero tenute le patate. Allora, assolutamente ti ripeto, no frigo, che non ti venga in mente. Quindi le ho stese bene in delle cassettine, queste qui le trovi fuori dalle frutta e verdure, le tirano via, quindi le trovi tranquillamente, di legno. Poi si mettono così una sopra l'altra, si prende una coperta ben spessa, la più spessa che hai, possibilmente di cotone, non di lana. Magari la metti anche a doppio se hai poche cassettine e si fa una bella chiusura. L'importante, non so se te l'ho già detto ma te lo ripeto perché ci tengo, non si deve creare umido sotto, perché altrimenti basta poco umido o anche poca luce che le patate iniziano a germinare. Quindi se mantieni queste condizioni, te le ripeto, devi scavare le patate, devono essere ben asciutte e mantenute in un luogo fresco e asciutto, distese bene in delle cassettine non ammucchiate, ti durano dai 35 ai 40 giorni, a me mi sono sempre durate. Ora che si sono coperte le patate, il trucchetto è quello di metterci delle mele dentro. Questa cassettina qui di patate pesa 4 kg e ci vado a mettere 2 mele. Quindi la proporzione è di una mela ogni 2 kg di patate. Infatti le mele fanno maturare sì tanta frutta, per quanto riguarda le patate rallentano la germinazione, liberando etilene. Ora rifaccio lo stesso procedimento di prima, le infilo e le copro bene. In questo modo rallentiamo molto la germinazione e conserviamo bene al meglio le nostre patate. Quindi ti ho detto che non è un metodo infallibile, prima o poi le patate ti germineranno, ma prima o poi le consumerai anche, no? Se ti è stato utile questo video lascia un bel mi piace, fammi sapere nei commenti qui sotto e iscriviti al mio canale per i prossimi video. Alla prossima!